certe località hanno più servizi di altre, tanto è vero che la bandiera blu è stata già, come si dice, digerita, e molti sanno che se c'è la bandiera blu vuol dire che è un bel posto, no? La spiga verde è un po' la stessa cosa, serve a dire che ecologicamente la città si difende, quindi funzionano tutta una serie di cose. Però dobbiamo dire che da un po' di tempo a Marina ci sono due lamentele che sono principali. Una è quello dell'acqua. Purtroppo è stata sempre così, quando Marina si riempie di persone ci sono problemi. Allora dice il sindaco, si stanno verificando picchi di siccità nella sorgente Mirio Paradiso, condivisa con la città di Santa Croce, che sta generando difficoltà idriche in alcune zone, principalmente gesuiti di Maria di Ragusa. Stiamo intervenendo su due fronti, attraverso un accordo con il comune di Santa Croce, che ringrazio, per utilizzare meglio la sorgente. Si tratta di un altro pozzo che si chiama Gravina 2. L'intervento è in corso e se ci sono buone notizie, domani dovremmo riuscire a ritornare a livelli, già da oggi, a livelli buoni. Ma d'altra parte dobbiamo renderci conto che una città che è organizzata per 3-4 mila persone diventano 60 mila, i problemi non possono essere certamente risolti in pochi minuti. Invece c'è l'altro problema, è questo della derattizzazione delle zanzare, degli armali vari, e questo problema è stato sollevato da più parti. Ora dobbiamo anche dire che le zanzare su ciuspette una volta erano meno sperte, ora sono spertuneranne. Appena passa la macchina che butta le cose, loro si allontanano, capisci? Si allontanano. È chiaro che poi può addirittura capitare che al momento c'è un aumento di zanzare e cose del genere. Anche quello è un problema del bel tempo, dei posti con molta gente, con molti problemi anche di ambiente, quindi di pulizia dell'ambiente. Però è così, l'estate è questa, per ora le giornate sono meravigliose, il mare è calmissimo e tutto funziona abbastanza bene, quindi chi sta a Marina di Ragusa se la può godere, se la può godere. Andiamo a parlare di un'altra cosa, avevamo già fatto cenno ieri, e abbiamo anche scritto su Rete Iblea, troppa grazia a Sant'Antonio, ci siamo ritrovati ora con due distretti del cibo. Io sono stato molto critico su questa storia quando è venuto Agen lunedì scorso, sono stato molto critico proprio perché dicevo, ma su questa storia dei distretti sapete che hanno grandi difficoltà, sapete che hanno funzionato pochissimo, ora addirittura sentirete che c'è un distretto, il Doses, che è due anni che aspetta il riconoscimento, ed era con la vecchia legge, no? Ora c'è questa nuova, se funziona così altri due anni. Perché invece, ecco, non si tenta di fare davvero massa critica, anche se io sono convinto che troppe società, troppe organizzazioni fanno confusione, per ottenere riconoscimenti immediati in modo che si possa lavorare. Allora, ci sono questi due distretti, uno è quello che organizza la Camera di Commercio, ne abbiamo sentito parlare, il Comune di Ragusa aderisce, domani a Modica, a Palazzo del Comune, ci sarà la presentazione. Abbiamo raggiunto per telefono invece il dottore Gianni Polizzi, che è il responsabile di quest'altro distretto. Facciamoci spiegare di che cosa si tratta, vediamo. Allora, praticamente il DOSES, che è il distretto orticolo sud-est Sicilia, che da due anni attende un riconoscimento dall'assessorato attività produttiva e che oggi ha dentro più di 130 aziende, circa 1800 ettari di produzione, più di 3000 dipendenti e più di 300 milioni di euro di fatturato, all'emanazione del bando del distretto, quindi quando ancora c'era la bozza del distretto del cibo, inizia da marzo a fare un'azione di animazione territoriale, ricercando partnership private, perché il bando dei distretti del cibo è emanato dalla Regione Sicilia solo per un puro e mero riconoscimento. Poi uscirà un bando ministeriale, si prende tra ottobre e novembre, che cofinanzierà
al 50% tutte le azioni di promozione che provengono dai distretti riconosciuti nelle regioni a statuto speciale come la Regione Sicilia o dal Ministero nelle regioni a statuto ordinario. Questo bando prima che ancora usciva, quindi noi lavoriamo, sapendo di questa bozza perché dal Ministero ce l'avevano comunicato, lavoriamo ad animare il territorio fin quando il bando esce nei mesi di maggio. Alla pubblicazione del bando andiamo a costituire un'associazione e iniziamo ad aggregare aziende. Scopriamo solo il 25 luglio che la Camera di Commercio, che è la nostra mamma anche delle nostre imprese, perché lì paghiamo anche noi il diritto camerale, aveva avviato, quindi a 15 giorni dalla scadenza del bando, un'azione di animazione territoriale per fare un altro distretto. Questo ce lo dice la Regione Sicilia, che ci invita a contattare un funzionario della Camera di Commercio per raccordarci e fare una cosa unica. Noi andiamo quindi alla riunione indetta dalla Camera di Commercio a Catania, diciamo che già siamo a buon punto, abbiamo il patto di distretto costituito, abbiamo le aziende, siamo arrivati a più di 180 aziende e chiediamo come mai esistono figli di serie A e figli di serie B. Non veniamo ascoltati, quindi la Camera tira dritto e ci ritroviamo oggi con due distretti presentati. Il nostro che si chiama Distretto del Cibo del Sud-Est Sicilia, che parte dal DOSES, quindi da un'aggregazione di imprese che utilizza la desinenza sud-est ai tempi di buon'anima di Peppino Tubino, quindi ormai da 10 anni, ex presidente della Camera di Commercio. E ci troviamo ora un altro distretto concorrente sul territorio che si chiama Distretto del Cibo del Sud-Est e della Val di Noto, Barocco, Val di Noto, comunque una desinenza di questo tipo. Questo ci dispiace perché è un territorio che doveva fare sinergia, poteva fare sinergia, convergere. Tutti insieme si spezza creando una Valle del Lippari, che poi Valle del Lippari non siamo perché abbiamo tutte le aziende anche della filiera del Sicodiglia, dopo dell'Etna, della Pesca IGP di Leonforte, delle Carni, l'Associazione Cuochi Iblei. Abbiamo l'associazione produttori di grano antico siciliano, abbiamo la filiera del pescato, di Capopassero e di Scoglitti, ci abbiamo aggregato un bel po' di filiere, quindi ci troviamo un distretto da un lato di questo versante e un distretto creato da comuni, enti pubblici e camere di commercio che hanno invitato solo alcune aziende come se gli altri non pagassero la quota camerale. Questo è quello che mi è dispiaciuto, mi ha fatto presente il funzionario della Camera di Commercio, ma si è voluto tirare dritti in delle proprie posizioni e quindi ognuno perseguirà degli obiettivi diversi. Questo territorio arriverà a Roma con dei progetti presentati da due distretti che hanno la stessa desinenza. Senta, dottore Polizzi, Questo è tutto. le risulta il fatto che la Camera di Commercio solo il 15 di luglio ha dato incarico al GAL Terre Barocche di organizzare tutto? Questo lo sapete? No, io l'ho letto dalla stampa perché quello che io so è una delibera di giunta camerale che è pubblicata sul sito della Camera, che è datata 25 giugno, 24 giorni, dovrei andarla a vedere, non mi ricordo esattamente quando. E io ne parlo con i funzionari della Camera e dico guardate che arrivate in un modo tardivo, vedete che noi già siamo avanti. E mi si viene chiesto, guarda, vieni con noi, ma noi siamo avanti perché il distretto del Cibo, il bando, chi lo legge, capirà che gli enti pubblici qui sono in secondo piano, ma nelle produzioni deve essere maggioritaria, quindi i produttori, quindi aggrega produttori. Non vediamo la consuetudine degli enti pubblici che in questa tornata, ancorché possono essere, possono, non devono essere soggetti attivi, ma devono lasciare lo spazio alle imprese, devono essere soggetti di sostegno e di aiuto. Allora, cerchiamo di capire bene quello che è stato detto. Questa organizzazione che già aveva fatto un distretto e 2 anni di attesa per arrivare al riconoscimento e non è arrivato, nel frattempo è uscito questo nuovo bando a livello nazionale, per cui questi che già avevano avanzato tutto erano già pronti e hanno detto siamo pronti. Sono andati alla Camera di Commercio per dire noi già siamo pronti, stiamo andando avanti. E la Camera di Commercio gli ha detto no, noi pensiamo per noi, dall'immagine, il buon agent se permette a qualche altro che faccia delle cose. Tra l'altro dobbiamo dire che risulta, ed è chiaro, perché nel comunicato stampa del Comune di Modica ieri era ben scritto, che in pratica tutto questo ambaradan lo ha creato la Camera di Commercio quando il 15 di luglio, non 2 mesi fa o un anno fa o 2 anni fa, il 15 di luglio,
quando probabilmente alla Camera di Commercio sono resi conto che non avevano le professionalità, saranno bravissimi, ma per fare queste cose ci vuole gente che ci naviga dentro. E allora cosa hanno fatto? Hanno incaricato quelli del GAL Terre Barocche di predisporre tutto il bando, per cui sono tutti messi a cercare le aziende che aderivano, senza dimenticare, o meglio dimenticando, che non servono tanto i comuni ma le aziende, perché come era anche allora nel distretto turistico, dovrebbero essere le aziende a fare questa diciamo organizzazione. Allora, alla fine qual è il risultato? Cosa dice Polizzi? Siamo amareggiati perché siamo andati, abbiamo detto siamo a disposizione, ma ci hanno snobbato, hanno voluto fare una cosa tutta per loro. Ora, di queste cose effettivamente io ne ho sentite parecchie. Il fatto che spesso alla Camera in organizzazioni decidono di essere solo loro, non danno conto a nessuno, questo è successo. Però in questo caso si rischiano due cose principali. Intanto considerate che tutti i soldi che ci sono a disposizione per la promozione, perché qua i soldi sono soprattutto per la promozione, sono in tutto 20 milioni. E però in tutta Italia, non solo in Sicilia. Allora, se fanno 20, ogni regione fanno due distretti, tre distretti, ci sono 60 distretti, diciamo 40, 20 milioni su 500 mila euro l'uno. È chiaro che un distretto con tutta questa grande cosa che spende 500 mila euro in promozione alla fine non è granché, quindi ci stiamo ammazzando, ma alla fine non sono grandi cose. Forse se era un milione solo, forse, non lo so, quindi mi pare che ci stiamo ammazzando alla fine per delle cose che non danno grandi, grandi risultati. Parliamo un attimo della regione siciliana. La regione siciliana sappiamo che in questo momento c'è grande difficoltà a livello di governo, le opposizioni non chiedono le dimissioni perché sanno che tutti vanno a casa, quindi non gli piace a nessuno, ma stanno dicendo che il governo è senza maggioranza e non si riescono neanche a fare le cose più importanti. Invece una cosa che si riesce sempre a fare, questo è un po' come al comune di Ragusa, è sempre i soldi per gli spettacoli, perché vedete, negli spettacoli c'è molto sugo, cioè nel senso che gli spettacoli sono, costano quello che uno vuole, non è che è come un chilometro di strada, io posso prendere a quello, ci posso dare un milione, 1.000 euro, 500.000 euro, a secondo quello che vuole lui in quel momento, quindi là c'è molto sugo. Non dico che ci sono tangenti, assolutamente, o percentuali, però c'è molto sugo. Allora tutti vogliono fare spettacoli, perché nello spettacolo c'è la clientela, c'è l'amico, nell'organizzazione di manifestazioni fasulle come quelle che tante volte vediamo in giro dalle nostre parti, ci mangiano persone per anni interi. Ci sono manifestazioni a Ragusa, a Ibla, che praticamente c'è gente che ci vive per un anno con quei soldi, perché gli danno 30.000, ne guadagnano 25.000 e ci vivono per un anno. Quindi noi manteniamo Ciccio Barone imperante, lui lo sa, non che lui è connivente, ma lui lo sa, conviviamo con tutte queste cose. Allora, la tabella H, 3 milioni e mezzo di euro per poter far divertire tutti gli amici di tutta la regione siciliana, ma una volta erano milioni e milioni, ora sono pochino. L'altra cosa che invece farà molto discutere è questo degli enti di formazione. Non si è capito più niente. La prossima settimana cercheremo di intervenire, prima c'era l'avviso 8, è stato bucciato, ci sono aziende che hanno preso 10 milioni di corsi ma poi non li possono fare. Di quello cercheremo di avere notizie più chiare lunedì prossimo. E invece torniamo al comune di Ragusa. Il comune di Ragusa ieri, durante la seduta del Consiglio Comunale, si era parlato
del piano urbano del traffico. Il funzionario si è messo a parlare, ha parlato 45 minuti, non abbiamo potuto certo intervistarla, però poi dopo questi 45 minuti è mancato il numero legale, quindi non si è andati a votare. Però in verità il piano urbano del traffico oggi è stato approvato, consiglio comunale che è durato poco, e quindi è stato approvato. Sentiamo l'assessore Licita su quelli che sono i punti salienti di questo piano urbano del traffico. Il piano urbano della mobilità sostenibile, cosiddetto PUMS, è uno strumento di pianificazione che mira ad una visione della città sotto il profilo della viabilità, quindi della sosta, del parcheggio, della pedonalità, della ciclabilità, completamente, e soprattutto sotto il profilo del trasporto pubblico di linea urbano, ma anche extraurbano, perché noi, oltre ad avere la città in situazioni topografiche difficili, che è una città che si sviluppa sulla collina con un'estensione incredibile, abbiamo anche tre frazioni che addirittura che sono dei veri e propri centri separati. Quindi insomma il concetto è che attraverso questo strumento di pianificazione vogliamo affrontare tutte le soluzioni possibili immaginabili sotto il profilo del modo, della modalità per spostarsi, che ci consenta di avere un impatto decisamente migliore con l'inquinamento acustico, con l'inquinamento atmosferico, con l'inquinamento in generale anche visivo. Questa, diciamo, è la, ovviamente molte le azioni previste all'interno dello strumento di pianificazione, apparentemente futuristiche, perché sarà necessario investire molte risorse per creare la cultura di base per l'utilizzo di strumenti diversi. Però noi siamo già sulla buona strada, perché a breve avremo l'installazione di 15 colonnine di ricarica di energia elettrica. Stiamo lavorando sul bike sharing, sono già attive due postazioni a Ragusa per l'utilizzo della bicicletta assistita. Stiamo lavorando su una serie di progetti di carattere europeo che potrebbero aiutarci a raccordare meglio con la città anche le frazioni di San Giacomo, di Punta Braccetto. Abbiamo già attivato, grazie all'assenso della Regione, un servizio costiero che consente di collegare al meglio la costa con la città, creando anche, se vogliamo, un momento di interconnessione anche per il trasporto pubblico non di linea. Mi riferisco ai tassisti, agli NCC che possono trasportare i turisti. Grazie a questa attività che si innesca con gli altri centri della costa, perché possiamo arrivare in interscambio fino a San Pieri, la possibilità di utilizzare poi per le ore notturne anche le altre categorie imprenditoriali che operano all'interno del concetto della mobilità. Insomma, tante cose, tante azioni da mettere in atto: la pista ciclabile, l'aumento dei parcheggi. Mi pare che avete parlato. Allora, abbiamo parlato, ci siamo posti il problema ovviamente di Ibla, cioè ovviamente il PUMS è un documento sul quale si lavora già da diverso tempo. Per la verità era già attivo, era già stato attivato dalla precedente amministrazione, alla quale ovviamente diamo merito per questo. Noi ovviamente lo abbiamo modificato sotto vari profili, soprattutto sul piano della previsione della ZTL, che abbiamo ovviamente ristretto, ma soprattutto sul piano dei parcheggi. Abbiamo previsto dei parcheggi, uno di questi è quello di Peschiera, di Ibla, che prevederà oltre 400 parcheggi. Non è un progetto che si realizza domani, ma nell'arco dei due o tre anni dovrebbe non solo partire ma anche concludersi, per cui Ibla verrebbe conformata nella sua ZTL. Ci sono già tre varchi controllati, si devono solamente attivare, ma accanto a questo aspetto che consente di arrivare in questi centri con il proprio mezzo, poiché l'idea è proprio quella di scoraggiare l'utilizzo del mezzo proprio, tanti strumenti collaterali come il car sharing, carpooling, movement, perché l'idea è quella che la gente si sposti con un mezzo alternativo, così come abbiamo in qualche modo fatto con l'inserimento di questo progetto sperimentale, che è quello delle navette che ci hanno portato da Ragusa a Ragusa Ibla, e potendo lasciare il proprio mezzo e raggiungere quindi Ibla in maniera diversa. Insomma, l'idea è quella di scoraggiare l'utilizzo del mezzo proprio, pur creando le condizioni per poterlo utilizzare ovviamente al meglio. Questa è Tele Iblea.
ed Edipo Re, due tragedie di odio e di amore. La città ondeggia violentemente e non riesce a sollevare il capo dei flutti profondi, rossi come sangue, e muore! Che tu non sappia chi sei! Ma, nera pioggia di grandine sangue! Ombra mia, orribile, impronunciabile, indomabile, che ti avvicini, spinta da vento funesto! Ah! E se Edipo è accecato dalla tracotanza, Medea lo è dalla vendetta. Da tutto quello che io ho fatto per te, tu mi tradisci infame con una nuova donna! Quando la passione è più forte della ragione. Che io veda le mie due sciagure, i figli morti, e lei lo punirò con la morte. Edipo Re, 24 e 27 luglio, 7 e 9 agosto, Medea, 25 e 28 luglio, 8 e 11 agosto, alle ore 21:30. Abbonamenti e prevendite presso Bed Amaci in via Marianina Coffa 12, oppure chiamare i numeri qui sotto riportati. Questa è Teleiblea. Venticinquesimo premio Ragusani nel mondo. L'edizione d'argento di un evento che è già storia. Sabato 3 agosto 2019, Piazza Libertà, Ragusa. Special guest Anna Tatangelo. Avete sentito cosa ha detto l'assessore? Allora, parlare in 3 minuti del piano urbano del traffico è certamente difficile, perché, come vi dicevo, il funzionario con tanto di tabelle ha impiegato 40 minuti a cercare di spiegarlo. Quindi la missione qual è? La ratio? La ratio è che questa cosa di cui si parla non so da quanto tempo dovrebbe servire a razionalizzare il sistema dei trasporti all'interno della città, considerando che, come ha detto l'assessore, i trasporti, cioè la città è una città vastissima, perché in teoria, no, in teoria e in pratica, anche se poi ho portacillo il mezzo pubblico, il pullman locale a San Japco, no, quindi va da San Giacomo fino a Punta Braccetto, quindi passando da Ragusa, Imbra, Marina di Ragusa, una città assolutamente con un territorio enorme, pare che sia la terza o la quarta in tutta Italia, perché il territorio della città di Ragusa è enorme. Allora, sistemare il traffico è una cosa, fare i collegamenti, migliorarli è un'altra. Buona sotto certi punti di vista, per esempio, la questione delle navette, però sono convinto che certe cose le dovremmo sostituire con quelli che sono i mezzi ettometrici, sia ascensori, sia scale mobili, sia tappeti che camminano, piuttosto che pensare alle navette, che poi le navette costano una barca di soldi, non è che sono gratis, noi questo dobbiamo pensare. Allora, l'altra cosa importante che ha detto l'assessore è che c'è questo progetto che è in fase molto avanzata del posteggio a Imbla, perché il posteggio a Imbla è assolutamente essenziale. In questo modo potremmo anche preoccuparci meno delle navette, perché se la gente ha dove mettere 400 macchine, è chiaro che ci può scendere la macchina, non c'è problema, anzi permettiamo di fare
un senso unico e diventa una cosa, perché voi ricordate, voglio andare con la macchina, dai, questa è la verità, io voglio scendere quando, anche se la navetta ha funzionato, non è che dico di no, no, la navetta ha funzionato, si sistema davanti ai tassi, i tassi si lamentano, anche ora gli hanno messo un gazebo che serve per affittare le biciclette, dove ci sono i taxi, già i taxi ne hanno tante pene, però vabbè, questa è la cosa. Allora, piano urbano del traffico è stato approvato e ora si dovrà anche investire su tutta una serie di cose importanti. Un consigliere ha presentato delle varianti, che una è stata accettata, in questo caso parliamo del consigliere Jurato. Però, dico, è stato approvato, vedremo come va a finire. In questo modo io ora, in questo momento, devo tornare a parlare della 514. Vi ricordate che ieri abbiamo avuto questa bella notizia del sindaco che è messo in mezzo fra Conte e Musumeci, ecco, vedete questa foto, li guardava con quasi paterno, cioè questi bravi ragazzi come se la discutono. Allora Conte e Musumeci hanno detto: questa autostrada sa da fare, sa da fare una cosa a dire, perché lo stesso sindaco ha detto, però non è chiaro come. Allora, se dobbiamo fare una cosa e ancora non sappiamo come, siamo nei guai. Ci scrivono quelli famosi del Comitato per il Raddoppio. In questo caso abbiamo Salvo Ingalliniere e Roberto Sica, da sempre, Leonardo Licita, Confindustria, e Giuseppe Santocono, CNA, quindi mi pare che sia abbastanza qualificato. Le ultime notizie, autorevole, dice, ci dicono che si deve passare dal progetto di finanza alla promessa, rimasta tale, della realizzazione a totale carico pubblico. Quindi anche loro la situazione gli puzza. E a chi dispiacerebbe, cioè ancora una volta, noi non siamo innamorati del progetto di prima, quello della società che doveva fare il project financing. Rimane il fatto però che continua a essere poco chiaro di come e quando questa eventualità dell'intero costo a carico della, della comunità, dello Stato, bisogna vedere se questi soldi ci sono. Benvengano le autorevoli rassicurazioni del governo, ma la realtà dei fatti è che dalle garanzie dei ministri Lezzi e Toninelli si è passati alla indeterminazione della potenziale apertura di un contenzioso Stato concessionario che potrebbe costarci svariate decine di milioni. Ci dicono questi illustri funzionari, dice Salvo Ingalliniere, quale percorso è tecnicamente percorribile, e lo facciano con prese di atto affinché si verifichi quanto dicono, si verifichi, cioè verificare se è vero quanto dicono, oppure ci troviamo a pensare male davanti all'ennesima promessa di campagna, in campagna elettorale. Non ce n'è elezioni oggi, ma non è detto che non ci possano essere, perché la situazione è molto precaria. Ecco, e il dubbio avevamo detto noi, io ho fatto un articolo, c'è scritto promesse di marinaio, una volta si diceva promesse di premier, non è la stessa cosa, ma i premier che promettono e poi non mantengono ne conosciamo a non finire. Quindi questa storia che i costi sarebbero maggiori, secondo un articolo fatto apparso sull'Espresso, sarebbe anche questa una tangente, cioè un modo per ripagare questa società, il concessionario che prenderebbe i soldi, ma della Ragusa Catania non se ne parlerà mai più. Questo è uno dei grandi problemi pericolosi di questo territorio. Resta in dubbio anche la questione aeroporto, vi ricordate? Allora io vorrei riproporvi quello che ha detto Agen nella intervista che ho fatto lunedì, perché Agen ha parlato di aeroporto e di autostrada. Sull'autostrada ha detto che assoluto bisogna farlo, bisogna farlo, bisogna farlo. Io invece avevo chiesto un suo impegno
Perché ripeto, se a quell'incontro, oltre a Musumeci, al buon sindaco Cassia, che però soldi non ce ne mette, e perché è giusto che sia così, c'era anche Agen, che conta 250.000 aziende nelle province di Ragusa, Siracusa e Catania, Agen a Toninelli gli poteva fare attrezzare i capitali all'area. Invece no, perché Agen è molto, diciamo, disponibile a parlare con noi umili mortali. Quando bisogna andare a parlare con quelli come si deve, lì è ad alzare la voce. E Agen ha le possibilità per farlo, perché è il presidente della più grossa Camera di Commercio del Sud, perché è il proprietario del più grosso aeroporto del Sud, e chi più ne ha più ne metta. No, ecco. Quindi secondo me Agen è il, come posso dire, il protagonista che non abbiamo avuto, che doveva essere ma che non abbiamo avuto, che perde tempo nei distretti del cibo, che non gliene frega niente assolutamente, a lui non gliene fregava niente, che solo giorno 15 di luglio era entrato a dire facciamolo, quindi era una cosa che poteva fare, non ci hanno pensato prima, quindi poteva lasciare stare e si poteva impegnare di più sull'autostrada e sull'aeroporto. L'aeroporto, c'è questa bellissima cosa, ascoltatela, che dice: io se mi vendo l'aeroporto vi faccio il treno. Non credo che Agen lo possa fare, però dico, se ci fate il treno non ne abbiamo bisogno più dell'aeroporto. Allora lasciamo stare l'aeroporto, fateci il Catania-Ragusa con un treno da 20 minuti, neanche non abbiamo bisogno né di autostrada né di aeroporto, abbiamo un treno, in 20 minuti lo porto a Catania, che cosa ce ne freghiamo delle altre cose? Perché poi a Comiso sempre tre voli avremmo. Ma se mi fai un treno che arriva qua fino a mezzanotte, io fino all'ultimo volo lo posso vendere a Catania, 20 minuti sono qua, fammi questo Agen e abbiamo risolto tutti i problemi. Però siccome è bene sentire le persone che parlano e che sono così brave, ve lo rimando in onda. In anni passati, quando ero presidente della Camera di Commercio, quindi avevo solo il 36% dell'aeroporto, e di avere rivotato ora, che ho il 61,2%, una scelta che dice che Comiso va salvato e lanciato ad ogni costo. Qualcuno mi dice: hai fatto perdere 10, 12, 15 milioni di euro dall'aeroporto di Catania. Io dico: no, vi ho fatto investire 10, 15 milioni di euro. Sono pronto a investirne altrettanti, perché sono assolutamente convinto che basta avere pazienza e l'aeroporto di Comiso diventerà la seconda pista dell'aeroporto di Catania. E non soltanto quando c'è lo sbuffo dell'Etna o il terremoto, che prima o poi arriverà, perché questo mi pare estremamente riduttivo. Noi dobbiamo pensare invece che cresceremo con ritmi tali per cui l'aeroporto di Catania sarà assolutamente non più in grado di. In questo non ho mai sposato il progetto di chi diceva: costruiamo un altro aeroporto nell'Ennese. Noi l'altro aeroporto ce l'abbiamo già. Ci costa molto meno, quando qualcuno lo capirà, costruire una linea ferroviaria veloce Catania, Comiso, Ragusa. Costa incredibilmente meno che fare un nuovo aeroporto e si può fare in tempi strettissimi. Non parlo nemmeno della strada, che per me è un atto dovuto, anche perché oggi non ho voluto rischiare la pelle e mi sono fatto un bel pezzo di strada dietro i camion, no? Però il vero cliente del trasporto aereo non è l'auto, è la macchina. Quindi si può benissimo, se c'è un mezzo meccanico che lo fa in 20-25 minuti, non ci vuole di più, si potrebbe fare anche in 10, ma non esageriamo, che porta da Catania a Comiso un trenino, ci si arriva tranquillamente, basta un pendolino, non ci vogliono i razzi, 20 minuti col pendolino, alla giapponese 3 minuti, ma lasciamolo perdere. Adesso la Camera di Commercio realizzerà e parteciperà. Io ho detto che nel momento in cui mi faranno vendere l'aeroporto, e se non me lo fanno vendere vendo la mia quota da sola senza problemi, questo lo sanno tutti che questa è la nostra linea, noi metteremo mano alla realizzazione di questi progetti, che non competono però dal punto di vista della progettualità a noi. Noi siamo pronti a metterci parte dei soldi necessari, ma è necessario che chi è di competenza faccia i progetti, non dipende da noi. Questo l'abbiamo detto, lo ripeteremo, e nel momento in cui avremo anche la disponibilità economica non sarà più una proposta fatta col sorriso, ma sarà una sfida: o lo fate o siete scemi. Scusate se io ho il difettaccio di parlare chiarissimo. Poi sarà il ministro, sarà l'assessore, ci diranno perché non si fa. No, Presidente, non possiamo aspettare che ci fanno
il treno. Si fa molto prima. Aiutare Comiso in piccola entità si può fare, già le due rotte sociali, già questi bandi che poi vedremo quando finalmente saranno realizzati, non dipendono da noi, sia chiaro. Ecco, vedremo, questo sarà un primo respiro, tutto questo potrà portare Comiso a 700.000 passeggeri, eccetera, ma Comiso che vedo io, quello da 2 milioni di passeggeri, non nemmeno da uno, da due, si fa soltanto con un collegamento rapido con Agrigento e con Catania, per molti versi più con Agrigento che con Catania. Ma guardi, io le posso dire una cosa, in Sicilia bisogna, in questi giorni tutti voi avete fatto dichiarazioni sui dati che hanno detto che la Sicilia è ultima, eccetera, eccetera, eccetera. E poi la conclusione di tutti, compreso molti miei amici, ce n'è uno qui, gli altri devono fare. Io mio amico è Manenti, il presidente di Confcommercio Ragusa, è uno dei tanti che hanno scritto, io non ho scritto niente, perché credo che dare sempre agli altri il compito di fare cosa. Io come Camera di Commercio mi sono riproposto di fare in 3 anni alcune cose, poi vedrete se le ho fatte o non le ho fatte, giusto? Ecco, mi vedrete, io ho detto che vendo l'aeroporto, ho detto che faccio l'ente fiera a Catania, ho detto che faccio la scuola di alta formazione a Ragusa, ho detto che avvio o faccio a seconda, ora l'altro giorno in un incontro con gli amici di Siracusa è venuto fuori un progetto diversificato, questo si potrebbe fare più velocemente, vedremo quale dei due progetti poi si porta avanti, però 3 delle 4 cose saranno fatte, la quarta sarà cantierata. Cantierata, poi se i tempi di farlo non ce li avrò. Ma lei ha parlato della Ragusa Catania. Sì. Ma la Camera di Commercio del Sud-Est, che è la seconda da Napoli in giù, che ha le 3 province interessate. Napoli in giù, secondo me, è la prima. Meglio ancora, è la prima. Non era da Roma in giù, forse. Sì. Meglio ancora. Ecco, ma è possibile che la Camera di Commercio non riesce la Camera di Commercio a dare una svolta definitiva a questa la Camera di Commercio ha avuto telenovella. La Camera di Commercio ha avuto un quasi scontro fisico, avvenuto in una saletta dell'aeroporto col ministro Toninelli, no? A cui poi sono seguiti una serie di attacchi, ovviamente, io a cui ho risposto abitualmente. Non ho l'abitudine di fare il mediatore, l'ho ripetuto all'infinito, se questo governo non è in grado di porre in cantiere, e quello dipende solo dal governo nazionale, la Catania-Ragusa, parlo di strada, significa che non ha motivo di rimanere. Ecco, io lo dico con termini molto brutali, perché non faccio il politico, non devo essere candidato nella Camera né al Senato. Sulla ferrovia il discorso è un po' diverso, c'è un discorso di progettualità, ne ho già parlato ripetutamente con l'assessore regionale alle infrastrutture, ne ho parlato col presidente della Regione Sicilia, mi risulta a seguito di questi contatti ripetuti che addirittura un progetto per la Ragusa-Agrigento esista già, questo mi viene riferito, ora avremo l'incontro tecnico dove vedremo, stiamo per incaricare l'Università di Catania, il comparto di ingegneria, perché segua in prima persona queste due iniziative con la competenza che io non ho e che loro hanno, questo ci costerà, ma è giusto farlo, quindi diciamo che siamo in prima linea. Poi ognuno nella vita deve fare il proprio mestiere, io quello che posso fare lo faccio con i nostri soldi, quello che non compete a me a fare lo posso stimolare, più di quello, poi se sarà necessario fare il digiuno, fare lo sciopero della fame, visto che mia moglie sarebbe anche contenta, perché finalmente perderei quei 6 kg che non riesco a perdere, essendo un vecchio radicale sono pronto a farlo, voglio solo trovare i compagni di viaggio, da solo non lo faccio. Ecco, sull'aeroporto io non ci credo a quello che dice lui, l'ho già detto tante volte, perché io credo che mi hanno fatto un'intervista a Repubblica la settimana scorsa, mi hanno intervistato e io ho detto, secondo me il nodo di tutto questo è Catania, che dovrebbe passare dei voli qua, cioè avere la capacità di convincere le compagnie a passare dei voli a Comiso. Da sempre mi dicono che non è possibile, ma in questa mia intervista, pensate un po', c'è Riggio che dice
e Catania ne ha la capacità, cioè conferma che Catania può avere la capacità contrattuale per portare qualche compagnia in più qua, perché ve l'ho detto mille volte, lascia fottere chi lo dice Agen sul treno. Ma se io devo prendere un volo per, io faccio un esempio, per Tolosa, no? In Francia, e l'ho detto anche l'altro giorno, se io da Catania devo andare a Tolosa, c'ho Catania, Roma, Parigi, Tolosa. Però se mi fanno un volo Comiso Tolosa, anche se sono di Enna, me ne sto fregando che c'è il treno. Vengo a Comiso perché faccio Comiso Tolosa senza passare da Roma e da Parigi. Allora, bisogna dargli delle destinazioni che non siano in concorrenza. E questo è il problema di Catania, che non vuole perdere un passeggero manco morti. Questa è la verità, porca miseria, porca. Ci dovrebbe pensare anche il nuovo assessore al turismo, perché il problema è anche quello. Chi controlla tutte queste cose? No, nessuno. Perché il vecchio assessore era uno, guardate, meglio che Allenet, no? non si offenda, perché queste cose non le hanno affrontate mai. E se tu vuoi far crescere un territorio, devi andare a parlare con gli aeroporti, ma devi fare in modo che gli aeroporti crescano. Vabbè, non ce l'ha fatto. Il nuovo assessore si chiama Manlio Messina ed è a quanto pare vicino a Fratelli d'Italia. Tant'è vero che doveva esserci anche stasera, giovedì sera, ma non è venuto, ma domani pomeriggio al Mediterraneo, mi pare, parteciperà ad un incontro in cui parlerà di turismo. Ora è appena arrivato, non c'è dubbio, ma spero sia un po' più agile nel modo di pensare, perché va bene queste belle cose che fa Ciccio oggi presentava il documentario, è tutto tutto bagnato, che presenta questo documentario, ha fatto addirittura il maxi schermo a Ragusa, certo, perché ha il culto della sua persona. Però come dicevo ieri in un articolo su Rete Iblea, cioè lui ha detto che fa la tolleranza zero contro quelli che non pagano la tassa di soggiorno, perché non pagare la tassa è legittimo, ma è illegittimo anche utilizzare la tassa di soggiorno in questo modo, è illegittimo, come sta utilizzando la tassa di soggiorno il comune di Ragusa e quindi anche Ciccio Barone, è illegittimo, perché praticamente usa la tassa di soggiorno come i fondi dell'assessorato al turismo, che non è così. La tassa di soggiorno si deve utilizzare con le regole che sono state dettate 5 anni fa, cambiate, andate in consiglio comunale e le cambiate, fino ad ora sono così. Quindi l'utilizzo smodato per fare spettacoli, compagnia bella, è sbagliato e quindi è illegale fare questo. Quindi domani si parlerà di turismo. Però io vorrei ricordare una cosa che è nella nostra area di trasmissione ed è la scalinata di Caltagirone. Allora, vi posso dire che a Caltagirone, per la festa di San Giacomo, che è da oggi, si fanno delle cose bellissime, per esempio il corteo storico, all'interno del comune c'è una carrozza di quelle di una volta, dove il senato della città, in questo caso il sindaco e tutti gli altri, va in giro passando dal centro nelle varie chiese, e poi c'è questa meraviglia delle meraviglie che è la scalinata. La scalinata che viene illuminata con migliaia di coppi, ecco, i coppi sarebbero di lumini, sono particolari perché resistono al vecchio. Questo è di giorno, ma di giorno lascia il tempo che trova, no? E invece di sera questa cosa è straordinaria. Sapete che è al centro, a fianco al Palazzo Comunale, e se vi capita andateci, perché vedere la scalinata illuminata è qualcosa di unico, veramente una di quelle cose meravigliose da aiutare. Poi la cosa bella è che
ogni anno si fanno studi ingegneri per fare il disegno, perché la cosa si fa così, bisogna studiare tutto quanto, quindi andatelo a vedere perché è una bellissima cosa. Chiudiamo questo telegiornale di oggi lasciandovi con Gianni Papa, che è andato ad una presentazione, ormai il nostro calcio è diventato un calcio ad alto livello nei limiti che abbiamo noi, quindi c'è stata oggi una presentazione di una delle squadre di calcio, quindi Gianni Papa l'ha seguito. Io vi ringrazio per la cortese attenzione, noi ci vediamo con le prossime edizioni, ciao a tutti. Siamo all'Artemisia, fa un fresco meraviglioso, complimenti per la location perché si sta davvero bene. Gol team manager con Emanuele Di Stefano. Emanuele, allora, mi pare che la società sta lavorando velocemente e bene, perché sì. Questo c'è un gattino che passa. Allora, il team manager cosa dice al riguardo? No, diciamo che quest'anno si stanno facendo le cose per bene, si sta cercando di fare quello che Ragusa insomma merita, e poi il campo è quello che decide alla fine, però come inizio diciamo che siamo in perfetta regola. Perfetto. Ma il Ragusa sinceramente, perché quando lo chiedo al presidente mi dirà le sue cose, molto, però parliamoci da ragusani, ecco, sì. Questo Ragusa sinceramente che intenzioni in realtà? Il Ragusa, non venga a dire al campo, lo sappiamo. No, vabbè, il Ragusa non deve stare in questa categoria, questo lo sappiamo, da ragusani. Figuriamoci, e quindi, quella precedente. Esatto, quella precedente neanche a parlarne. E quindi si stanno ponendo le basi per cercare di andare in una categoria che merita, che potrebbe essere la Serie D, e poi vediamo. E poi, secondo lei, in questo campionato, che è sempre molto molto complicato, ne sa qualcosa di Ragusa nella sua storia? Le è venuto sotto certi profili, certe volte è più facile di venire fuori dalla D che venire, fuori dall'eccellenza. Dalla promozione dall'eccellenza. Quest'anno non sappiamo come finirà, quale squadra ci saranno, no? Perché al solito il calcio dilettantistico è uno dei più grandi misteri di questa terra. Secondo lei chi saranno gli avversari? Ma da quello che stiamo vedendo c'è il Paternò che sta facendo buona squadra, è storica come noi, e poi c'è Biancavilla, non l'abbiamo, poi le messinesi penso si stanno attrezzando bene. Palazzolo si sta riorganizzando, ma ancora non le sappiamo. Messinesi, sì, Milazzo, Sant'Agata stanno facendo perché hanno grossi bacini, delle grosse squadre, quindi ci saranno gli avversari. Secondo lei la forza di questa squadra, lei sa chi c'è, chi non c'è, tutto. Al momento è una squadra che fonda tutto sulla coralità, oppure c'è qualche singolo che è in grado di... No, penso sulla coralità, sì. Poi l'allenatore nuovo si è Abbiamo, inizieremo da martedì, vediamo... A martedì? Martedì, certo. Giorno 30, inizia la preparazione. Una curiosità personale, il team manager che accidenti fa? Il team manager accompagna la squadra in tutto e per tutto, in casa, in trasferta, in dovunque. Quindi quando il giocatore mi fa male la pancia, chiaramente. No, il massaggiatore. La pancia. Il massaggiatore c'è appena pubblico. Sì, pensaci tu. Grazie Emanuele. Grazie a voi. Abbiamo parlato col team manager e mi ha spiegato secondo lui che cosa fa. Dice che è una specie di factotum il team manager, che è una cosa fondamentale. Però, massima stima, massimo affetto, però quello che in realtà muove le fila o i fili di lascio scegliere è il presidente. Allora, il presidente D'Amico, ci siamo incontrati una quindicina di giorni fa, lei già mi ha detto che stavate muovendo, continuate a muovervi. Sì. Non so se lei adesso ha proprio dimostrato, ha fatto mettere qualche firma. Sì. Era praticamente un ritorno che è Valenca. Perché sarebbe il portoghese? Il portoghese, sì, perché gli stranieri ogni anno si liberano automaticamente, quindi ogni anno bisogna farli rifirmare. E allora presidente, siamo a quelli che conoscono la lingua di Albione, dicono il secondo step, no? Sì, ma le chiedo con sincerità, quanti passi hai intenzione di fare? Come desiderio e come invece razionalmente e come desiderio. Razionalmente è una cosa, come desiderio. Il cuore è una cosa. Allora partiamo dal cuore. Dal cuore almeno altri due. Dal cuore. Almeno indovinatevi dove vuole arrivare. Col cuore. Onestamente, adesso così come sono io in questo momento, quello che posso fare è un altro. Puntare alla D. Esatto. Ma lei si rende conto che quest'anno in D c'è Palermo o il Foggia? È follia. Vabbè, no? Ma è follia, presidente. No, non è logico. Sicuramente non è corretto, no, anche non perché è corretto. Non è corretto, perché per le squadre che fanno un dilettantismo, poi ritrovarsi con queste corazzate. L'ha visto l'anno scorso il Bari. Non puoi fare una partita quando c'è il Bari, che l'ultima partita ti può portare 30.000 persone. È una cosa bella se ti portano 30.000 persone in casa, è una cosa bellissima, perché fai l'incasso. Però di contro non ha senso. È
aveva ragione, non mi ricordo qual presidente lo diceva, così, è uno delle due squadre di Messina della Dice, così, ed è di Messina, cioè non può filare, se quest'anno in teoria potrebbero esserci Bari, cioè Foggia e Palermo, in realtà ce ne sarà una sola. Ma non puoi combattere contro una squadra che fino a 3 anni fa rischiava di andare in Coppa dei Campioni. Assolutamente. Anche perché è un campionato che ha una sola promozione, altro errore enorme. Assolutamente, e poi onestamente le forze sono diverse, no? Siamo impari da questo punto di vista. Io capisco che l'anno prossimo lei insomma avrebbe Ferrero come co-presidente come collega. Facciamo un passo alla volta. Allora, cerchiamo quest'anno di fare un campionato di vertice, se ci riusciamo, perché molte volte non è, ce lo insegna anche l'anno scorso, il Palazzolo aveva fatto uno squadrone e poi è arrivato secondo contro il Marina, male perché il Marina che non era messo in conto. Diamo merito al Marina, a tutte le persone che ci stanno attorno. Molto bene. Molto bene, anche spendendo la cifra irrisoria. Il campionato in pratica anche voi. Addirittura voi siete partiti subito sparati. Sì, il problema è che noi già c'era la volontà di vincere il campionato. E quindi quando fai questo tipo di percorso, quando vuoi fare questo tipo di percorso, devi anche programmare prima, e quindi i costi sono sicuramente maggiori. Perché se uno parte e poi vede che le cose vanno bene, al limite mette qualcosa, chiaramente i costi non sono. Ma questo Ragusa, secondo lei, deve essere un motore a due tempi sprintato o un diesel? In questo campionato è complicato stabilire. Bravo, questo campionato è complicato, anche perché il Palazzolo chiaramente... Sicuramente, visto che l'anno scorso ha perso, quest'anno si vuole rifare. Il direttore mi diceva le messinesi, sicuramente. Le messinesi anche, no, ma quello che è il Paternò si sta muovendo molto bene. Poi Mazzamuto è una persona per bene, quindi. E lei, ovviamente, riconosce. Sì, il Paternò può sempre contare bene o male nell'area del Catanese. Sì, sull'Interland che può trovare tante persone, ma anche qua a Ragusa noi stiamo cercando di muoverci. Anche se devo dire, da questo punto di vista, siamo un po' camminiamo ad handicap, perché il Marina ha fatto man bassa dei giovani. D'altro canto è giusto che sia così, è giusto così, perché chiaramente alletta la Serie D, alletta i ragazzi i giovani, quindi per carità, tanto di cappello. Speriamo di essere noi il prossimo anno anche noi in Serie D e poi vediamo. Ultima cosa, Presidente, so che comincerete prossima settimana poi la programmazione sarà fatta qui o fuori? No, penso che sarà fatta qui, perché fuori mi avevano dati delle tempistiche, dei giorni dal 16 in poi, onestamente è tardi. Quindi noi cerchiamo di spostarci qui, stiamo cercando di trovare qualcosa. Proprio qua. O Artemisia o qua. Artemisia ha anche un campo? No, andremo noi al Colaiano, noi ci è stato assegnato il Colaiano. Perché il selvaggio al momento sta ancora, ma è un vantaggio per tutti che lo renda decente per tutti quelli. Assolutamente, ma io l'anno scorso mi ero battuto per questo, poi alla fine sono stati stravolti, perché io avevo detto l'anno scorso, non sono arrivato qua a Ragusa, che secondo me non bisognava giocarsi, o quantomeno non bisognava allenarsi lì, e invece poi è stato stravolto tutto. Perché ci sono resi conto dell'effetto? No, ma d'altro canto io ero nuovo, quindi la mia, quello che dicevo era preso così. Adesso invece? Ma adesso sono un anno avanti, quindi ora vediamo. Nel frattempo si è aggiunto alla società, si è aggiunto un vicepresidente che è Castiglia, che magari ora vi presenterò. Quindi che farà? Buongiorno. E cosa fa? Vicepresidente. Cosa fa il team manager? Cosa fa il vicepresidente? Fa il vicepresidente. Ma se c'è il vicepresidente all'americana, no, che si vede solo, no? No, il signor Castiglia è uno che ha fatto parte e fa parte del mondo dello sport e del calcio, quindi voglio dire, non è uno sprovveduto, e quindi sa come funziona, quindi ci darà una mano sia dal punto di vista logistico e sia dal punto di vista anche economico. Perfetto, gli diamo. Grazie Presidente. Grazie. Allora, signor Castiglia, di nome come si chiama? Massimiliano. Allora, abbiamo detto, il vicepresidente, a parte gli scherzi, le darà una mano, è entrato in questa società su richiesta di chi? Del presidente? Sì, il presidente mi ha descritto tutto il progetto che aveva, un progetto interessante. Io vengo da un'esperienza dall'anno scorso. Io ho iniziato con il professor Lenino Gullis, un paio di campionati importanti, ho 20 anni, ho iniziato con la Gimini Scordia, anche con il professor Lenino Gullis, non so se conosce,
stiamo andando avanti. Adesso il progetto del presidente è molto importante, è un progetto invidioso, diciamo. Speriamo di fare bene, faremo di tutto. Se poi viene il miracolo, ben venga. Vice, io mi auguro che il cambiato va bene. Comunque con lei ad arance non ci può battere. Arance sicuramente ce le mangeremo. Questo siamo sicuri. Questo siamo sicuri. Grazie. Questa è Teleiblea. Amici di Agrisapori, ben ritrovati. Questa settimana torniamo a parlare del comparto dei fiori. Perché? Perché da tanti anni lo facciamo, seguiamo i comuni fioriti italiani, seguiamo le candidate italiane al concorso europeo e da un po' di tempo anche al concorso mondiale. Una bella notizia, quest'anno avremo due località italiane che parteciperanno proprio al mondiale. Moreno Landrini, il primo cittadino di Spello, siamo in Umbria. Ci ritroviamo dopo l'argento al concorso europeo dello scorso anno. Spello quest'anno è proprio una delle candidate al mondiale nella categoria Small. Ormai Spello è nota a livello nazionale ed internazionale, questo grazie anche ai comuni fioriti d'Italia. Spello partecipa da tanto tempo, da molti anni al concorso nazionale e sicuramente il percorso è stato entusiasmante. Il merito, come hanno potuto ammirare oggi i giurati del concorso Communities in Bloom, è tutto dei cittadini di Spello, delle tante associazioni che abbelliscono la nostra città dalla primavera all'estate con tantissimi fiori. Ecco, quindi la bellezza storica, paesaggistica del nostro territorio, della nostra città, unita a questo amore per la città, ci ha permesso questo percorso virtuoso. Abbiamo seguito i due membri della giuria del concorso mondiale, sono due signore, una arriva dal Canada, l'altra dall'Ungheria, e abbiamo affrontato un percorso veramente molto intenso, iniziando dalle scuole con i bambini, perché la giuria non guarda solo i fiori, guarda come si vive, la qualità della vita, i rifiuti, insomma tutte quelle che sono le associazioni, il rispetto per la città. Abbiamo iniziato dalla scuola. Sì, in effetti credo che questa mattina, proprio iniziando dalle scuole, i giurati hanno veramente ammirato un amore che già da bambini viene trasferito sicuramente dagli insegnanti, ma anche dal modo di vita, da tutte le componenti della nostra città. E quindi il bene comune va sicuramente fatto intendere sin dai primi passi. Per questo le scuole sono veramente importanti. Dalla scuola a un antico acquedotto romano ristrutturato, rispolverato, poi le frazioni, che sono due qui a Spello, molto belle, tutte e due pulitissime e ristrutturate. Poi siamo andati a cercare il tartufo, abbiamo visto l'eremo, siamo stati nelle chiese importanti di Spello, siamo andati anche alla Madonna di Spello per vedere un panorama mozzafiato e sentire il profumo del timo selvatico. Le avete fatto fare un percorso, io non so se ricorderanno tutto, perché bravi! Sì, in effetti la mattina è stata dedicata proprio al paesaggio che circonda la nostra città e che caratterizza l'Umbria, in particolare la fascia olivata. L'olivo è la pianta più importante.